siamo qui per la prima volta nell'Under 17 Eccellenza. Abbiamo anche Massimo Bussalino, il team manager della squadra, che ha portato particolarmente bene, e quindi chiediamo per primo a lui. Si mormorava sugli spalti che quello che portasse bene siano le scarpe fosforescenti. Qui chi diceva rosso fosforescente diceva fucsia. Adesso andiamo sull'effimero. Ma la realtà è che queste scarpe non hanno portato troppo bene in Serie C le prime due, e le ho cambiate domenica scorsa. Ve le vedete a gufare qua? No, no, perché sapevo che portavano bene per l'Eccellenza, non vanno bene per la Serie C, è per quello. Sì, ti sei salvato. Che partita hai visto? Ho visto una gran bella partita. Ho visto i ragazzi stati molto bravi, hanno fatto molto bene quello che Michele gli ha chiesto, sono impegnati un sacco. Complimenti anche a Novara, hanno dei ragazzi veramente, due o tre ragazzi veramente con delle grandi doti, ma oggi devo dire la verità, i nostri ci avevano una marcia in più. Sì, anche noi abbiamo avuto questa impressione. Coach, i 2007 di Novara sono fenomenali, sono gli stessi che abbiamo affrontato l'anno scorso, perdendo oltretutto su questo campo, e ovviamente adesso un anno più grandi, sono sotto leva, però continuano a esprimere un livello di basket veramente alto. Sì, sì, si vedeva che avevano dei ragazzi con qualità, sono una squadra ben allenata. Beh, Nicola è un bravissimo allenatore e lui fa, cioè, come allenatore fa la differenza. I ragazzi sono ragazzi che hanno delle capacità, e lui riesce a tirar fuori, a farli migliorare i ragazzi rispetto a alcuni di loro, rispetto a quando l'abbiamo visti l'anno scorso. Sono cresciuti anche dal punto di vista tecnico e tattico, di conseguenza soprattutto tecnico individuale, ecco. Anche fisico? Sì, fisico, però nel senso, noi allenatori più che far bene possiamo fare dei danni, e diciamo che in mano a un allenatore bravo questi ragazzi crescono bene e quindi sono migliorati. Fortunatamente abbiamo retto al colpo e giochiamo, ci divertiamo, facciamo una buona pallacanestro, a tratti giochiamo anche bene, quindi nonostante loro siano bravi, migliorati, anche noi abbiamo dato il nostro contributo positivo. Coach, a me dà la sensazione che questa squadra stia trovando un po' di spaziature non solo all'interno del campo ma anche all'interno dello spogliatoio, cioè i ragazzi stanno cominciando a trovare il proprio ruolo nella squadra. Abbiamo avuto, come è successo nelle ultime tre partite, un Penco dominante, anche in Serie C ha tirato fuori tutte le sue caratteristiche, e insomma mi sembra che ci sia una crescita. Ovviamente rispetto alle prime due sconfitte iniziali uno può dire vabbè, ma è facile crescere rispetto a due sconfitte, però non è così, perché già nella seconda sconfitta si vedevano i germogli di questa crescita. Adesso mi sembra che siamo pronti, insomma, per affrontare un campionato anche da protagonisti. Sì, è quello che gli ho detto. Stasera avevamo un po', eravamo al crocevia per voler, va bene crescere, va bene migliorare, va bene divertirsi, ma poi alla fine si guarda la classifica. Se si fa una trasferta e dalla seconda con 150 chilometri, se torni che hai vinto sei più contento. E poi secondo me questi ragazzi stanno crescendo, sono cresciuti l'anno scorso, lo hanno dimostrato nei momenti di difficoltà, e quindi il giusto merito adesso è ottenere dei risultati sportivi. Li stiamo ottenendo e li abbiamo ottenuti gli ultimi due senza fare troppa tattica, nel senso, quindi non ci ho messo del mio, ci hanno messo del loro, e questo è una cosa positiva, perché continuiamo a segnare da tre, iniziamo a fare anche delle buone azioni. L'anno scorso l'Under 17 inizio anno giocava molto peggio rispetto a come stanno giocando loro, però hanno anche tutti un anno passato di campionati eccellenza che sicuramente li aiuta, quindi io parto avvantaggiato quest'anno. E però con me non è che c'è molto spazio di rilassamento, ecco, quindi con me giocano, ci danno dentro e devo dire che continuano a farsi trovare pronti, come ho già detto a Casale, e ovviamente i risultati poi sono questi, perché giocano in 11, 12, quanti siamo, oggi 11, mancava Ditta che comunque a rimbalzo è molto importante, oltre a tanti altri che ci stanno mancando, però abbiamo retto il colpo e ne abbiamo fatti 81, quindi non è che è finita 50-52.
E insomma, due vittorie in due trasferte, non esattamente trasferte piacevoli, lascia ben sperare. Un'ultima domanda per Massimo, qual è la differenza fra fare l'assistant coach a coach innocenti in un campionato senior e in un campionato junior? Qual è più emozionante, qual è più coinvolgente, qual è più, adesso è come dire, vuoi più bene la mamma o a papà, però insomma. No, la realtà è che noi su questi ragazzi ci puntiamo tanto, da sempre, l'abbiamo sempre fatto. La prima squadra è un mix fra questi ragazzi e un gruppo di amici che poco a poco stiamo cercando di evolvere. Questi sono il nostro futuro e noi puntiamo molto su di loro. La prima squadra anche ci puntiamo tanto, però dobbiamo aspettare anche che loro crescano. Lui è molto bravo in tutte e due le situazioni, è molto diverso con uno e con l'altro, io me ne accorgo, però lui sta gestendo veramente bene tutte e due le situazioni. Ovvio la Serie C ha un'importanza cruciale per la nostra società, speriamo vada bene come è andata l'ultima partita. Ok, io ringrazio Coach Innocenti e Massimo Bussallino, il team manager di MyBasket Genova. La prossima, se non sbaglio, è l'8 di novembre, se non vado errato, forse prima di contro College Borgomanero, in casa però a sto giro. Perfetto, al Lago Figoi, ma vi diamo appuntamento prima per domenica perché ci sarà la Serie C che inaugurerà l'impianto del Lago Figoi. Finalmente, questa è una bella notizia, due parole proprio sul nuovo impianto in cui MyBasket Genova giocherà in casa. Sì, abbiamo venerdì, abbiamo iniziato a usarla, venerdì abbiamo l'omologazione da parte della federazione. Abbiamo giocato, abbiamo giocato in campi che sono 10 volte meno belli del Figoi e quindi il Figoi lo omologheranno senza nessun problema. Però domenica giochiamo la prima partita lì, ieri si sono allenati i primi ragazzi, sembra di entrare in un posto tutto diverso da quello che siamo abituati, ci abitueremo, diventerà la normalità anche quell'impianto lì e siamo contenti di esserci dentro e di poter far giocare tanti ragazzi, anche se per molti abituati a San Pier d'Arena è un po' scomodo, però ieri si sono resi conto qualcuno che fare 2 chilometri in più di strada, prendere un autobus di più ne vale la pena. Sì, c'è anche chi invece è più vicino a casa, Bene, c'è Coach Danna che ci aspetta e a voi auguriamo un ottimo rientro. Andate più piano di quando siete venuti, per favore. Grazie, arrivederci. Ah, va bene, allora tu eri vicino. Sì. Bene, grazie ragazzi. Questa volta cambia il risultato, non cambia però l'intensità e la bellezza di vedere dei ragazzi che insomma su questo parquet ci lasciano tutto, cuore, sudore, sangue, a volte qualche ossicino anche, però niente, una bella partita gradevole. Bella, sì, io mi scuso per la mia voce, è una settimana che sono così, la partita di stasera di certo non mi ha aiutato a recuperarla. No, una bellissima partita, sicuramente devo fare i complimenti a Genova, a Michele, a Coach Innocenti, perché come l'anno scorso una squadra ben allenata, viva, sveglia, che mette in difficoltà noi, ma sono convinto metterà in difficoltà tutti durante il campionato. Una squadra che ha fatto canestro, che ha giocato bene insieme, che ci ha messo in difficoltà anche in difesa, quindi credo assolutamente vittoria meritata e veramente complimenti ai nostri avversari. E tu sai che questo è un canale YouTube fatto da genitori e come genitori ovviamente siamo particolarmente affezionati ai ragazzi giovani. Tu hai una squadra che insomma gioca in un campionato under 17, ma è una squadra under 16 quasi completamente, no? Ci sono ovviamente anche dei giocatori del 2006, ma quelli del 2007 sono abbondanti e io ho già confessato durante la telecronaca che sono 2 o 3 giocatori della tua squadra che sono veramente di una categoria superiore, ma non solo per il talento, per la tecnica, ma per la voglia che ci mettono. Questa è una delle caratteristiche più belle di questa squadra. Abbiamo già incontrato l'anno scorso in Under 15 e ritroviamo in Under 17. Lo spirito sicuramente positivo, dici bene, è vero, abbiamo tanti ragazzi 2007 in squadra, credo probabilmente sia la squadra con più 2007 del girone all'interno del gruppo. Siamo contenti così, nel senso che crediamo in questi ragazzi, crediamo nelle loro motivazioni, nella loro voglia, oltre che chiaramente nelle qualità tecniche, fisiche, umane che hanno.
pagheremo qualcosina a livello fisico, chiaramente quest'anno lo sappiamo, paghiamo qualcosa a livello di esperienza, è un percorso e quindi ci serve per imparare, ci serve per crescere, ben vengano queste partite. Io a inizio anno ero un pochino preoccupato di rischiare di essere troppo sotto il livello della categoria e quindi di prendere, diciamo, delle grandi imbarcate che poi non servono a nessuno, mentre in realtà nelle prime partite devo dire che stiamo giocando più o meno alla pari con tutti, poi vinciamo o perdiamo, ma quello che conta è che appunto l'esperienza sia utile per crescere in campo, fuori dal campo. Il gruppo mi sembra abbastanza compatto e quindi bisogna continuare su questa strada senza aver paura di nessuno, consapevoli che qualche sconfitta arriverà, ma non deve assolutamente intimidirci o farci paura, perché fa parte del percorso per crescere. Sì, è un po' la bellezza anche di questo campionato, di questo girone in particolare, nel senso che ci sono forse un paio di squadre che sono un gradino sopra le altre, ma che comunque contro le quali, insomma, si può giocare, e poi c'è questo mare magnum di squadre più o meno allo stesso livello che danno vita a episodi come questo, e io credo che questo veramente sia una delle situazioni che fanno crescere di più i ragazzi, l'intensità. Qui poi c'è stato un momento in cui oggettivamente il basket era brutto, si perdevano palle, non si capiva bene cosa si stesse facendo, però era talmente emozionante vedere tutta questa lotta su ogni singola palla, e poi si sono suonati, se le sono date di santa ragione, ma mai con cattiveria. Questo è veramente bello da vedersi, perlomeno a chi piace il basket. No, assolutamente. Poi, come dicevi prima, con il 2007 soprattutto c'era già stato modo di incontrarsi parecchie volte, credo che i rapporti fossero sempre stati positivi, è stato bello sfidarsi, giocare, incontrarsi, eccetera eccetera, quindi è normale, credo, a livello under 17, quando sale un po' l'intensità cominciano a crescere gli errori. I ragazzi stanno crescendo, ma sono ancora per tante cose dei bambini, tra virgolette, nella pallacanestro. Tanti errori banali, però, come dici tu, non manca l'impegno, non manca la voglia, non manca l'agonismo, e quando non manca da entrambe le parti, qualche botta vola, ma fa parte del gioco, credo, bisogna saperla accettare, e anzi bisogna, credo, imparare a giocare anche in un contesto così di gioco un po' più duro, un po' più fisico, perché più si sale di livello, chiaramente, più l'indirizzo sarà questo qui delle partite, quindi ben venga questo tipo di partite ancora di più per crescere. E poi una cosa bellissima che ho notato, che mediamente quando un giocatore di una delle due squadre cadeva male, si faceva male, eccetera eccetera, i primi a soccorrere era quella della squadra avversaria. Questo è successo 20 volte, non si vede con i più grandi, si vede con i più piccoli, e questa è una bellissima cosa. Coach, Genova, ci vediamo a Genova, e niente, io spero di, come dire, un risultato affine a questo, però fatecela sudare il più possibile. Ci proviamo sicuramente, dai, ci vediamo a Genova volentieri. Ciao, alla prossima.